Stasera ritorniamo live dopo un paio d'ore di fermo, a un'ora un po' per noi in Italia un po' indegna, mezzanotte e mezza. Con me in questa follia notturna, Vito. Buonasera a tutti, meno che ai brasiliani. Ok, qua intanto vi porto subito la visione del campo. Scrivo un attimo a Bennati dicendo che quando vogliono possono andare. Volete, noi siamo live. Perfetto. Ok, partita bella. Ne parlavo poco fa. Carina, primo ordine contro il nostro scam Bennati. Ho detto, hanno tutte le navi tutte modificate. Sti brasiliani. Andiamo un po' a zoomare. Guarda che figo che è Vorrei, che è così gialla, la navetta di Vorrei che è così gialla. Sì, loro hanno usato i colori della bandiera per colorarsi le navette. Sono troppo avanti. E hanno il loro stemmino Brasil accanto alla nave. Che stile. Sono veramente stilosi, mi dispiace che ne hanno perse tre. Zem segnala che mi sente benissimo. Adesso meglio. Vito è bassino, si può alzare, lo alziamo, lo alziamo. Ah, ma Però comunque. mi alzo anche dalla sedia No, però volendo. io dico, cioè comunque insultare Vito per la sua altezza non mi sembra il caso. Va bene che lo si conosce, però è un po' maleducazione a mio avviso. Poi fate voi, eh. Alzato un po', del 30% in più. Comunque io sono 1,78, non sono proprio una pertica, ma neanche bassino. Grande, ciao Zem. Perfetto, ci siamo con tutto, siamo prontissimi, caldissimi. Zem, che anche lui non ne frega niente dell'ora, e ci guarda ed è pronto a piangere Certo, insieme a noi. perché è un perdigiorno mangiapane ad UFO che chiederà i soldi a papà e mamma per andare a comprarsi il panino domani. Bravo, fai bene, tu che puoi fallo. I ragazzi. Via, si parte! Si parte allora il buon Leandro Grego, gioca un Vonreg con Daredevil, Kylo Ren con Extreme Maneuver, quindi con la possibilità di, se non mi ricordo male, fare delle strette estreme. Yeah, stressandosi. Stressandosi, No, sì, scusatemi, no, poi stiamo in overno con la forza, chi lo viene? c'è Midnight che ha Fanatical e Afterburners, quindi fa della, diciamo, dell'agilità e della propensione all'attacco le sue caratteristiche principali. Dall'altro lato abbiamo la lista del Matteo Nazionale Scam con Bosk che monta come Cruzan Wesel, Grido come Gunner e Force Transponder Codes per sfruttare i propri e anche gli altrui lock. Sì. Questo Asagi, scusami. uso di Jabba che abbiamo avuto questa carta di Jabba per anni lì a guardarci dalla 1 fino a oggi e adesso abbiamo trovato un utilizzo, o meglio, il buon Ben ha trovato un utilizzo reale e è anche un signor utilizzo, aggiungerei. Perché permette di ricaricare i false transponder codes, quindi rende molto difficile l'azione di lock sulle navi, cioè sulle proprie navi, e per quanto riguarda Asajj, può anche ricaricare contraband cybernetics, quindi la possibilità di fare azione anche da stressato. Intanto il buon Alessandro esordisce con un male male Sì, qua il pianto è forte nella nostra chat. Non ci sono brasiliani, quindi il pianto si sente, si vede. Allora c'è Daniel Galvao Lopes. Ah, vero, giusto. Bienvenido a todos nuestros amigos brasileiros. Bienvenido a todos. Welcome all. La prossima ce l'abbiamo contro la Norvegia, se non ricordo male.
Il prossimo turno è contro la Norvegia, sì. Il norvegese non lo mastico. Vito, cazzarola! Studia, no, per Diana! Ma infatti ho ben 3 giorni per imparare le frasi di uso comune. Bravo! Vuoi venire in spiaggia con me? Insomma, frasi che in Norvegia si usano tantissimo. Ovviamente, sì. Posso cospargerti di grasso di balena? Quello lì lo usa spessissimo, so che è molto usato come frase. Ma sì, in discoteca. Sì. Ci rivede la gente untissima che balla e scivola una contro l'altra. Certo. Vabbè, ma Vito è parecchio basso e sente di più il botto della musica. Oh cavolo. Non so che fare. Io ho il volume al massimo sul mio PC. L'ho aggiunto ancora di più. Ditemi se va meglio. Parla Vito. Sì, fateci sapere se è un po' meglio, se si sente meglio. E attenzione, perché il buon Matteo fa una cosa che di solito è abbastanza inedita, nel senso che gira subito, quindi già al secondo turno si va a instradare verso la lista avversaria. Sì. Tra l'altro gira già subito l'arco di Asajj, che solitamente gira sempre dritto. Sì, perché secondo me si aspetta di essere attaccato da quel lato. Quindi ha già sfruttato l'azione ora per non doverla fare usare dopo. Sì. Bene, adesso mi sentono meglio, non so se ci guadagnate molto, forse era meglio per la musica. Povera gente. Ok, vediamo un po'. Kylo è in avanguardia, quindi è il primo della lista. Intanto si portano avanti mettendo dei lock su rocce a caso, proprio perché vogliono evitare il false transponder codes. Sì, è un ottimo modo per evitarsi questo gem maledetto che il false transponder ti dà, e almeno al primo turno, la prima volta un po' gestisci il colpo grazie a questo lock sul sasso. Sì. Tanto Rauso dice si stava meglio o si stava peggio. Esatto. Sì. Mi piace perché mi faccio autodissing e gli spettatori non perdono occasione per metterci la briscola sopra. Vito, alza la voce, ti prego, però credo che Filippo stia guardando ancora indietro come siamo adesso. Siamo un po' indietro, okay. In live, immagino. Che molta gente entra dopo e si attacca a momenti a dietro. Sì. Beh, Filippo, facci sapere se si sente meglio la mia voce, anche perché essendo mezzanotte e mezza non posso mettermi a urlare qui a Bergamo, la gente lavora e chiamano i carabinieri. Poi i maschi si incazzano, non scherzano. No, ti murano vivo, Salutiamo i bergamaschi che ci ascoltano sempre, tutti. Le visite sono solo le loro. E intanto abbiamo, vabbè, sempre Zem che sceglie la sua cartina. Scegli la tua carta, Zem. Tanto Fioroni manda tanti cuoricini a Benna perché gli vuole un sacco bene. Comunque sono stupito perché siete più italiani che brasiliani. Pensavo ci fossero più brasiliani, sinceramente, a commentare, a guardarci. Ma sfatiamo qualche luogo comune. Tipo? I brasiliani lavorano come dei muli per tutto il giorno. E noi invece siamo qui a far festa, a guardarci le partite di X-Wing a mezzanotte e mezza. Giusto, non ci avevamo un cazzo da fare proprio. Esatto. Ah. Ma io,
Io oggi ho finalmente passato l'esame che mi tormentava da mesi, e quindi sono abbastanza adrenalinico. Potrei, come vi ho già detto prima, potrei commentare partite ad cazzum, quindi come al solito, fino alle 5 di stamattina. Salutiamo Marasca intanto. Che ci fa notare che questo c'ha Kylo. Sì. Che è riuscito a rimontare. A Lorenzo non sfugge nulla, eh. No, è troppo, troppo avanti. Meno male che... Quindi dicevi che hai passato l'esame, quindi adesso puoi guidare la macchina, bravo, era ora. sì, diciamo di sì, dai. No, era un esame legato al mio lavoro. Sì, immaginavo. Tanto Marasca dice: la nave più forte del gioco, che per fortuna è nella fazione più scarsa, però vince da solo se vuole. Giuste osservazioni. Sì, speriamo che questa sera sia un'eccezione. Che confermi la regola. Esatto, che confermi la regola che ha appena citato Lorenzo. Sì. Tanto siamo 3-1, ne abbiamo vinte 3, ne abbiamo persa una. Come sono bravo, legge i risultati. Singapore ha vinto, quindi ha già 4 punti in saccoccia. Che forte Singapore. Sì, ho seguito anche un paio di podcast di commentatori inglesi, e l'hanno indicata proprio come sorpresa, e tutti tifano Singapore. Diciamo come squadra simpatia. Sì. Io penso che più che altro questo sia dovuto al fatto che loro sperano che passi Singapore, e penso l'Italia anziché la Polonia, sia perché la Polonia è molto forte e sia perché i polacchi sono i giocatori, non i polacchi in sé. Quando giocano sono simpatici come tre dita. Dove volete terra. Voi? Dove preferite voi? Dove preferite voi? Tanto salutiamo Mirko. Giovanni dice: la Mariani è la donna più invidiata della scena di X-Wing Italia. Guardate che maschio che si è accaparrata. Chi le fa ste 5 dritte dal giorno d'oggi? Giustissimo. Con navi ciccione, navi grosse. Sì, ma queste navi grosse hanno un dial quasi da assi, perché comunque Asajj ha la 5 Koyo. È bellissima, Asajj ha un dial bellissimo. Tanto mentre le parli, li metto in visualizzazione, ok, questa è Asajj, vai. Esatto, e anche il Millennium di Lando ha la 4 Koyo. Giusto per fare un esempio, qui in realtà l'unico chiodo come nave è Bosk, perché ha un dial molto molto limitato. Bosk e le busche, ecco, sì, Bosk, il buon corelliano. L'unica Ecco, per me l'unico punto a sfavore di Bosk è proprio il suo dial. Il problema per gli avversari di Bosk è che se ti riesce a mettere nel mirino, spara forte. Te fa male. E quindi sì. 180 gradi, quindi spara anche molto bene. Ovviamente non poteva andare un dial forte, perché sennò sarebbe stata una delle navi più usate. Esatto, perché sì. Sarebbe stato imbarazzante. Sì. Il problema di Bosk è che se una nave avversaria riesce ad andargli in coda, o ha qualche altra nave in vista che gli fa, diciamo, da, passatemi il termine, paraculo, oppure non ha molti strumenti per girarsi, sì. Quindi finisce male. Tra l'altro mi sembra di vedere infatti che il buon Kylo stia cercando di
portarsi sul fianco delle navi di Matteo. Non so se vuole aspettarle per provare a girare dietro, però nella posizione in cui adesso no, forse no. Sta cercando di raggruppare le forze, magari per andare all'ingaggio, sì, con più diciamo fuoco a disposizione. Oltretutto, per la prima volta fino ad oggi, non ho visto, forse no, sì, l'ho visto tutte le parti di Benna, lascia il sedere di Bosk libero già fin da subito e divide così tanto gruppo. Oltretutto si è messo da Dio, secondo me, perché comunque col Milagno dovrebbe starci lì in mezzo, messo bene, parcheggiato a modino. E cioè, bravo, complimenti. Fa bene, sì, a stare alla nazionale. Per assurdo, è Matteo che sta andando dietro alle navi del primo ordine, sì, con l'Hunter. Quindi abbiamo ribaltato un po' la situazione, diciamo, classica in cui Bosque è l'anello debole che deve essere, diciamo, difeso, a cui bisogna guardare le spalle. E attenzione, perché il buon Lando primo fuoco fa anche un po' di fuoco su Kylo. Doppio hit, sì. Grazie d'occhio, rolla di difesa Kylo, fa doppio evade, nulla di fatto, ma intanto incominciano a scaldarsi i blaster e i fucilazzi. Intanto Filippo Vidinic dice: Mattia comunque sei un eroe, anche Vito è un eroe. Vorrei puntualizzare, non solo io, siamo in due qua a commentare a mezzanotte e mezza per voi. Dove lo trovate gente così? Ma potremmo farci soprannominare il dinamico duo. Il dinamico duo, Robin. Bellissimo. Mi piace un sacco. Però io faccio Alfred. Fai Alfred, ma va a gusti, va benissimo. Ma anche perché secondo me Alfred, quando tu non lo vedi, che non c'è quasi mai, si fa i cazzi suoi coi soldi di Bruce. Ne sono convinto. Tipo prostitute, fate queste cose qua, non dice niente a nessuno. Tanto Bruce non gli frega un cazzo, perché combatte il crimine, non gli conta i soldi. Sì, beh, poi di notte è sempre fuori, quindi. Cioè, sai che festini che fa Alfred, secondo me. Io sono convinto così, poi... Io tutto seguo molto Batman, un sacco di suoi albi. Sto aspettando il momento in cui si scopre questa cosa qua. Sono in attesa. E allora non so se ti faccio uno spoiler. Non so se hai visto una delle ultime vignette che è stata chiaramente censurata dalla DC Comics di, sì, Batman e Catwoman. Molto interessante. Sì, perché a quanto pare Batman non fa quelle cose brutte. Non fa sesso orale. Esatto. Allora, cioè, sì, perché... Non ne parla mai. Non ne parla mai. Usa la lingua per altro, a quanto pare. Così dicono, ci raccontano. Ci vuol dire la DC. Poi vediamo cosa succede. Per combattere il crimine. Sì. Tanto... Un po' come il nostro Matteo Bennati. Anche bene. Sta combattendo... Il crimine per noi è mezzanotte e mezza. Sì, è un signore. Tanto Bozzo dice: lo sappiamo che siete svegli adesso solo perché i foresti di notte dormono. No, i foresti di Genova fanno casino. Il genovese non ce l'ha per il belino di uscire la sera, più di un tot. Torna a casa, tranquillo, si mangia il suo pesto a mezzanotte, perché voi fate la pasta agli olio, noi facciamo la pasta col pesto a mezzanotte, e intanto ci sono i foresti che fanno casino per le strade, giù di carabinieri, cose del genere. Acqua e piscio dalla finestra, è un classico. Sì, questi costumi e usanze zenesi sono sempre molto, molto graditi, soprattutto l'acqua colpisce. Giovanni dice: se non fai la scarpetta non te la meriti. Eppure la DC a quanto pare non se la merita. No, la DC Comics ha deciso che Batman è un mormone. Matteo ha settato la condizione di Zem, che al prossimo turno potrebbe anche ricevere fuoco, in effetti, sì. se va verso i tre piloti del primo ordine. Il Lancer
si mette in una posizione interessante, perché avendo la torretta ruotata a 180 gradi di arco di fuoco, target quindi fast transponder di Asajj, esatto, su Kylo, che toglie il target preso in precedenza. Che bello, ragazzi, adesso ve la zoom perché veramente è sexissima. Se riesco, quanto cazzo di spazio occupa sto millennium di merda. Vabbè, ci sta proprio a bordino, eccolo, si vede. Sì. È pazzesco. Peccato che c'è già la Mariani con lui, perché sennò un po' ci farei un pensierino. Ben, guarda un po' di sì, target, perché se adesso anche Bosk fa una stretta da quella parte lì, ma anche una morbida, ah no, proprio stretta cattiva, secchissima, come Dio comanda. Kylo lo vedo abbastanza in ambasce, Devi fare rinforzo davanti. Perché probabilmente prenderà fuoco da una delle tre navi. Sì. Io non so, a seconda di dove si sposta Kylo, secondo me capiamo se in tre archi di fuoco è. L'ha un po' inchiodato da lì. Vado un attimo a zoomare perché è molto 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 nascosta la zona. Diciamo che spara forte su Lando, ma è in arco sia di Bosk che di Asajj, che di Asajj del Lancer, sì, dall'arco mobile, sì. Dice voglio penetrare che trock su Bosk e Ben gli fa bello, sì, però c'hai lo gem. Sì. Se sei piaciuto invece, è andata male. Al prossimo giro, come avrebbe detto il nostro amico Patrick. Con tutto, Patrick, mi piacerebbe averlo a commentare, ma ieri ero occupato, adesso anche lui è tornato a lavorare, quindi è super, super preso dalla vita. E quello nel nostro torneo ha giocato contro Furchiglia, ha fatto un 200-0 così. Partito cattivo. Furchi era contentissimo, mamma mia. Immagino, povero Fabrizio. Tra l'altro, anche nel torneo precedente si erano incontrati. Sì, andò male tipo così, una roba del genere. È vero, non mi ricordavo. Adesso stanno discutendo su questo gem. Non capisco cosa ci sia da discutere. Nel momento in cui fai azione, sì, l'azione ti viene negata dal gem. Non so di cosa stiano parlando, perché non possiamo sentirli. Sì, ricordiamo che la manina blu è quella di Benna, che mi ferma il time, mi sa. No? Che stanno discutendo. Penso che l'avversario non abbia mai visto un gem in vita sua, un fast transponder a quanto pare. Chi meglio di Matteo può spiegargli come, sì, funziona? Può traumatizzarlo a modo. Esatto. Tra le altre cose. Ok, quindi ok. Prova il target, non ci riesce perché è gemmato grazie al fast transponder e così. Perché non è bello ciò che è bello, ma che bello mi fa transponder. Sì. Vediamo un target su Bosk, il quale anch'esso usa fast transponder. Che sexy. Quindi Vonreg senza nessun modificatore. No, sensazioni su di sé. E qui adesso tocca al Taino. Ok, sì, Vonreg in realtà può fare, può mettere il lock e poi può fare un'altra azione per l'abilità della carta. Quattro dritto. E
Ma chi è Wisp? No, non è Wisp. Midnight. Midnight, ok. Midnight. Fa molto supereroe di sì, Midnight, anche, tornando al discorso di prima. Ma c'è in come si chiamano? In Watchmen, un personaggio che è Midnighter. Quindi, sì. Io sono un appassionato di fumetti americani. Ah, ecco. Ecco. Secondo me. Che difficoltà. Fuoco. Fuoco. Perfetto. Intanto Furchini dice: se continuate a fare le ore piccole, bisognerà restringere gli orologi. Io ho mio figlio che sta ancora guardando qualcosa sul tablet e il cane che sogna perché sta facendo dei rumori. Intanto fuoco su Bosco, il quale perde scudi, triggera... Scusatemi, no, ho tolto in più. Triggera... Zam. Che ha messo... Il target. Ma ha messo il target su Vonreg, giusto? Te lo dico subito per sicurezza. Sì, su Vorring. E Lando invece ce l'ha su Kylo. Tanto due colpiti e due critici. Occhio. Via le forze di Kylo. Questo è Bosk, giusto? Su Bosk, sì. Su Bosk. Fuellick. Wounded Pilot. Difendi uno in meno. Perché no? Allora. Va 5 Bosk. Con un full leak e un structural damage. Ok, bello. Ora si risponde, cioè si fanno cose, perché sennò fare un sacchiotto alla fila che prende solo pistolettate non è il caso. No, direi di no. Tra l'altro non so se gli convenga andare su Kylo, su Vonreg. Ma Kylo non ha nessuna forza in questo momento, le usate tutte. Ce l'hai lì, okay. E tutti hanno il target, sì. Cioè. Sì, sì, infatti. Le ho usate per fare i 4 danni, ho usato due forze per trasformare due occhi in due colpiti. Certo. Vediamo se il sacrificio... Sai, il Asajj fa due colpiti grazie alle due forze, ma lui difende da Dio con doppio di mano. Fortissimo, sì. E adesso invece c'è Bosk con 4. Sì, a distanza 1. Il quale ha spostato il suo target rock su Kylo, quindi adesso anche il target su di sé, su di lui. Sì. Ha un tiro full moddato. Qua stanno giocando con le carte, fanno giocare tre carte. Fino in meno e... Sì, perché forse... Fuellick si è esausto. Cioè, quando ho preso poi il critico dopo, si è esaurito Fuellick, l'ha girato. Non l'aveva girato. Correttezza dell'avversario. Tira. Hit crit occhio. Rirolla. Ah, cazzo. Due crit. Tre danni. Passano due. Sì, passano due su Kylo. Perché c'è un reroll? C'è il reroll per Zam? No. Ah no. No, si è tirato male. Op. Ah. Mezzo Kylo a casa, quindi 40 punti per Bennati, 34 per Leandro. Si finisce il turno perché il nostro Lando spara sui lati, non davanti e dietro, quindi niente fuoco per Lando.
brutta cosa. Qui sta usando Cecca Jabba. Su Asajj forse? Allora, adesso c'ho la manina su Bosk. Su Asajj. Ricarica Asajj come fall transponder. Peccato per l'arco di fuoco del millennium. Peccato. Sì, perché lì poteva... Non dico dare il colpo di grazia, ma togliergli magari un altro un'altra vita almeno. Cioè. Mettergli un altro danno sullo scafo, sì. E anche lì comunque Bosca ha preso veramente una marea, una sassata di danni. Ma Bosk è la nave che attira più fuoco perché comunque difende con uno ed è quella che tipicamente fa più paura perché potenzialmente può metterti a range 1 5 danni. Però adesso Zen bello carico, quindi può rispondere se riuscisse mai a vedere il suo avversario. Scelta ardua perché qua Kylo può girarci intorno quanto vuole. Ed è un peccato perché poteva essere un turno in cui Kylo avrebbe potuto... Vabbè, ci siamo capiti, sarebbe morto. Ce la posso fare. A quanti scafi è Kylo? 3? 3 scaffi, sì. Ok. Zem ci chiede, ma non ha preso un critico Kylo? No, perché Bosk ha tramutato il critico in 2 danni. Ah no, ok. Se l'ha preso l'altro era critico, sì. Ed è Loose Stabilizer. Bello. Perché Asajj ha Structural Damage non per lei? Perché c'è Structural Damage solo per lei? Ah no, ho sbagliato. Perché ho messo Asajj? Ah no, ho messo Asajj i danni. Scusatemi, chiedo venia. Ho messo i danni su... Che cazzo sto facendo? Ok, ci sono. E invece là è Loose Stabilizer. Ok, ci siamo. Grazie ragazzi per avermi corretto. Molto gentili. Obrigado. Leandro, sapevo fosse un nome più albanese nella mia ignoranza. No, perché Leandro è un classico nome brasiliano invece. Invece ho 2 amici albanesi che si chiamano Leandro, quindi pensavo venisse dall'Albania, non conoscendo molti brasiliani. Nella mia ignoranza. Dai, di forte. Sì, Filippo ti ha già risposto Marlon. In effetti sì. Kylo ha un crit. E abbiamo una situazione per la quale cosa farà il nostro Bosk per non prendere uno stoppino? E Bosk, secondo me, rimane fermo. Sì, probably. E... In rischia più... un po' con Kylo lì. Però Kylo, se non fa una dritta, prende danno. E rimarrebbe 2 vite, con una sola forza. Intanto ricarico la forza sulla grafica. Altro, Kylo, se fa una dritta, bampa nel millennium. O rischia di finire su una roccia, sì. Perché
subito oltre il Millennium c'è un c'è un sasso esatto. E in più, se si stressa, se facesse un accoglio, quello che vuole fare, comunque darebbe il bonus a Lando. Se si stressasse. Sì. Sì, credo, perdono, sì. Il mio italiano non è ottimale in questo momento, proprio sto dicendo una marea di vagonate di cazzate. Ma infatti, perché tu stai parlando in portoghese per venire incontro ai nostri spettatori, questo ti fa onore. Grazie Vito che mi salvi così, sempre molto gentile e umano. Invece no, Bosk ci stupisce, farà uno morbido, si porta su, e dice muove, bampate tutti e so cazzi vostri. Sì, potrebbe andare esattamente così. Muove in paro come se gioca. E fa un reinforce davanti? Reinforce dietro? Non si capisce molto bene. Sembrerebbe dietro, eh? Dietro. Perché in effetti... Davanti me bampa, sì. No, invece davanti. È indeciso, non lo so. No, oh cacchio, l'ha girata 26 volte. Davanti, ok. Attenzione. Millennium fa così. Che bello. Quando mi mettono le grandi così, proprio tranquillità, in mezzo agli asteroidi, ho un qualcosa che... Come si dice? Mi sento una turgidità pazzesca. Cavolo, per fortuna che sono a casa mia e tu a casa tua. Tranquillo, tanto non toccare anche le mutande, quindi non ci arriverai mai. Madonna, che brutta immagine. E intanto qui il buon Matteo sta facendo un po' di massa. Sì, schiaccia sassi, direi. Sì. Della serie, se stai qua vicino, so cazzi tuoi perché bumpi, pigli sberle come se non ci fosse un domani. E se ti allontani, boh, va bene, bravo, GG. Una carta danno. Bump per Kylo. Ma deve anche tirare il dado? No, non tira il dado perché ha fatto la manovra non dritta. Ah, manovra non dritta, non manovra dritta. No. Ah, okay, se la manovra okay. Non dritta prendi danno e l'ha fatta. Quindi rimane a 2 punti vita. Ah, quindi ha preso danno. Sì, l'ha preso. Ah, ok, prende danno, non tira il dado, prende subito il danno. Sì. Benissimo. L'unico che non bampa è Vonreg. Ma sì. Comunque sempre in fuoco. Che magari farà anche un boost. Sono curioso se riesco a usare i potenti mezzi che abbiamo a disposizione. Kylo dovrebbe vedere Bosk. Mi sa di sì. Bosk che tra l'altro ha messo Reinforce davanti. Reinforce davanti, quindi. Bosk non difende. No, perché è andato in meno. Quindi quello che piglia pia, quello che coglia. No bello, fratello. No, non bello. 0-0 si attiva. Solo, può fare solo su Kylo. Vorrebbe su Vorreg, ma non viene segnalato. Ah, oltretutto, da un sacco di problemi questa cosa qua. Quando si mette lo 1. Perché se sei in certe posizioni, a volte non te lo dà. Ah, ok, sto corretto. Gliel'ha fatto mettere. No, invece no. Stressa. No. Ok, doveva fare ancora l'azione che ha fatto strain evade su Vorreg. Ora 000 si attiva, vede solo Kylo. Che gli dice ok bello, ma non mi stresso, tiro il calcolo. Sì. Va Vorreg, il quale essendo davanti comunque Bosk toglie un danno all'effettivo. Non difende perché ha il critico, ma toglie comunque un danno con un minimo di 1. Ma lui dice perché sprecare quando faccio... Ah no, invece rirolla grazie al target lock.
niente, un danno. Ci hai provato, ma è andata male. Trasforma in critico. Ed è un... Difendi un in meno. Cioè, non vuol difendere. Vabbè, poteva andare peggio, dai. Sì, sì, poteva piovere, sicuramente. Attenzione perché... Parte Zem. Gli spara addosso. E gli dice, aspetta. Sì, mo te rompo. Eh sì, 4. Da lì spara con 4. Sì. Quindi 4 dadi rossi. Lui ha un modificatore, forse c'ha un evade. Sì, ha un evade. Qua stanno rifacendo? Stanno rifacendo il turno. Non capisco per quale motivo, ma rifanno il turno di fuoco. Quindi togliamo il damage, structural damage, e ricarichiamo. Doppio danno. Minchia. Molto male. Rimane a 2. Ora parte Zem. Non ho capito perché di questo, se qualcuno può... No, saprei perché i dadi che aveva tirato... Ah, ok, niente lock di Vorreg su Bosk. Tripla vale in 10 minuti. Ok, sono 2. Sì. Sì, sì, sì. Poteva andare meglio. Ma va bene comunque, perché usa l'evade, ma comunque si piglia le pizze che si merita, cioè vuol dire 2, e viene smezzato. Portiamo a casa 69 punti contro 34 per Leandro. Sì. Parte il tie su Midnight, su Lando. Midnight non è stressato. Quindi Lando difende con 1. Sì. E lui spara coriandoli con un critico. Occhio. Ma penso si vuole tenere l'occhio per l'attacco. Perde scudo, quindi perde il primo scudo Lando. E ora tocca Benna. No, spara ancora Kylo su Bosk. È vero, scusatemi, chiedo Venia. E qui Bosk rischia. Kylo spara tutto. Spara tutto quello che ha. E Bosk non può difendere per nessun motivo. E Kylo ci crede. Ci crede, ci riesce e si porta a casa Bosk. Mannaia la Marosca. Piangete con me, piangete forte, piangete duro. Porca troia. 67 per Grego e 69 per Bennati. Una nave in meno per l'Italia. Una nave importante in meno per l'Italia, vorrei puntualizzare. Spara Asajj su Kylo. Scusate, mi sto rompendo. Ho visto un Bosk sparire e il mio cuore sta piangendo tantissimo. Ma spara su Kylo o su Vonreg? Vediamo. Non hanno pingato, quindi... Mi sembra Kylo, concettualmente. Usa l'occhio. 3 hit. Sti cazzi, però. Puttana, cosa ha mangiato sto tipo? Quindi niente, tocca a Lando su Vorreg, direi. Tira e fa 1, reroll, caputtana, 2. Usa l'occhio. Difende un in meno però Vorreg. Lo strain.
Ragazzi, ma sti cose le ricordano le cose. C'è. C'è uno strain, ragazzi. Sì. Desco, tu che stai facendo la VAR. Fa ritirare i dadi. Posso capire Bennati che sia mezzanotte e mezza per lui, però per l'altro dovrebbe essere un orario abbastanza consono. Per ricordarsi le cose. Quindi nulla di fatto? Han fermato il tempo? Stanno fermando il tempo, direi di sì. Sì, perché Desco è entrato a dire cose, credo, perché ha tirato 3 invece che 2. Sì. Sta spiegando che ha tirato, quindi adesso deve risolvere i suoi problemi. La droga, però. Sì. E sembra che il giocatore brasiliano sia stato espulso. È un chiaro fallo. Esatto, esattamente. Ma io farei ripetere il turno così Bosca ritorna in campo. Sì, sì, tutto il turno che voglio. Attenzione, perché qua si sta girando roba. Ma quindi? Allora, si ricarica Jabba e si ricarica false transponder di Lando. No, ok, ma questo ha difeso con tre dadi. Cioè, Vonreg aveva uno strain. Ho scritto a Benna comunque. Vediamo se... Partita un po' rugginosa, diciamo. Sì, molto... Desco ha scritto in chat che ha già dovuto intervenire 3 volte per dirimere delle questioni. Quindi c'è un po' di... Di difficoltà, mettiamola così. Un VAR al minuto qua. Vorrei che ha tirato 3. Sto parlando più col brasiliano di Benna. È da rifare il tiro di... Ho scritto anche al Benna anch'io. Per dirglielo. Che mi ha chiesto una cosa e intanto gli ho risposto. Dimenticato un deplete, quindi Bosk poteva essere vivo. No, ah. Bedesco, qui rivogliamo Bosk sul tavolo, però. E ha tirato con un dado di troppo su Bosk. Mi sa... Il buon Kylo. Attenzione, qua c'è insurrezione civile. Da tirata, quindi il particolare conta. È più che altro, la nave è già stata tolta, quindi alla fine non sono cazzi tuoi. Non hanno tirato giusto, a parte Fun Paint, quelli non erano giusti. Lando si allunga con una mano morbida verso il basso. Girerà il suo arco di fuoco? Punto di domanda? Avrebbe senso farlo, perché adesso se ne trova 3 in coda.
Il problema è che tra in coda hanno il Lancer dietro, che potrebbe anche lui, volendo, mettersi la torretta davanti e quindi giocare anche un po' coi tractor. Invece no, non muove l'arco e prende target, sì, gem su Kylo. Qua c'è un quindi bump, mi sa. Tolgo il fast transponder. Sì, bump di Asajj. Avanzata di Kylo, che proprio gli sta proprio col fiato sul culo in questo caso. Ma sì. Asajj, quante cariche ha anche? Le altre scariche, sì, ok. Le forze sono segnate bene. Avanza Vorrag dritta per dritta. Lo vedo male questo Lando. Sto già piangendo fortissimo. Evade. Forza spostata. Adesso tocca Midnight. Allora, facciamo due conti. Abbiamo un Vorrag che se viene rotto da 28 punti. Abbiamo un Kylo che se viene rotto da 40, ma è un po' lontanino. Midnight invece gli bastano due danni per essere smezzato e da 26 punti. Vorrag deplate e evade. Triplo zero da Asajj su Midnight. No, su Vorrag. O mi dai un calcolo o ti stresso. Ti stressi. Aggiungerei anche un bel merda. Ecco, io qui avrei girato la torretta di Lando. Sì, anch'io, sinceramente. Perché potevi sparare a range 1. Però ha tolto l'azione a Kylo, che comunque, sì, sai. One crit e one evade, figo. Beh, non male. A Mattia piace questo elemento, si può dire? Vorrag che spara, toglie un dado, toglie il deplate, tre dadi. E fa occhio colpito, quindi usa il target preso in precedenza. Due colpiti, Lando rolla malissimo. Beh. E via gli scudi a Lando tutto nudo. E non è un bel vedere. Eh no. E tocca a Kylo. E Kylo ne spara 4. Sì. Con una forza in attivo. E puttana la Eva, che cazzo ha tirato. Colpisce durissimo. No! Oh! Che male! Ragazzi, sto modificando. Ok, Lando parte 2. Va a 4. E prende come critico damage del sensor array. 94 per Grego e 69 per Bennati. Attenzione, perché Lando vede Vorrag, sì, e c'ha anche un bel lock. Non lo usa? No, Asajj al lock. Porca puttana. Doppio evade contro due colpiti. Tocca Asajj. Su chi sparerà? Su Vorrag, su cui ha già il target, ovviamente. 4 dadi.
target, calcolo e forza per sé. 3 colpiti, un critico. Schiva 2 grazie all'evade, ma vorrei che ci saluta. Era anche un po' ora che non ave ci lasciasse una avversaria. E vorrei che ci saluta bene. Bye bye Vorek, bye bye. 97 per Bennati, 94 per Grego. Io sta qua, so già che muoio di infarto sta partita, lo so. Lo so, vogliono far morire di infarto. Ma costante delle partite col Brasile. Mamma mia, bravi. Bravi, bei tiri. Tutti molto bravi. Ha vinto lo sport. Tipiche frasi. È un lock Midnight. Di Vorreg che non... No, è di Vorreg. Questo qua è di Midnight, quello che sto assullando. L'ho zoomato. La sposto per farcelo vedere, perché non si vedeva. Mm-hmm, sì, sì. Tutti forti. Qua lo vede. Quindi usa Jabba. Jabba! Partita sul filo del rasoio questa qui, Creva. Di farlo di un infarto. Già domani sera c'è Desco contro lo sciame separatista, che sarà veramente una di quelle partite da star male. Ricordiamo che siamo 3-1. Domani sera alle 9, sempre su canale Giochi Corsari, avremo la partita di Descordilli. Altro turno. Due navi contro due navi. Abbiamo dalla nostra parte Asajj full. Un Lando con 4 vite e un Damaged Sensor Array. Dall'altra parte abbiamo un Kylo senza scudi e con solo 2 vite. E un Midnight che è full, tranquillo, rilassato. Con Fanatica e Afterbirds. Se io fossi un Millennium, cosa farei? Mi farei rubare da Han Solo e direi: ragazzo, cioè, guida tu che è meglio. E qui non so se abbia senso fare una manovra corta, 1-1, per provare a far bumpare Kylo e quindi non prendere fuoco. Anche perché dietro hai sto cazzo di Kylo che ha comunque Extreme Maneuver e 2 forze. Sì. Quindi c'è, cioè, volente o nolente, in un modo o nell'altro ti vede. Cioè non riesce a fuggirne, avendocelo così in coda. E tra l'altro con il Lancer, con Asajj, magari facendo una bank, riesce anche a mettersi più in coda a Kylo e a rompere le scatole a Midnight. Ma se si parla del presupposto che se si fa una blank bump, di conseguenza sempre l'arco laterale, non ha comunque no modifiche. No, se fai una due bank, tre, sì, secondo me non bump, però vediamo. Invece Matteo sceglie di girarsi per mamma mia, Benna, esattamente questo. Mamma mia, che manovre, guardalo, sì, per un sì, non niente. Giocandola avrei provato anch'io, perché lì vai a rompere le scatole a Midnight e probabilmente ti tieni anche in arco il buon Kylo. Che cosa sexy. Target su Kylo in modo da gemmarlo, ovviamente. No, tractorizzarlo. No, non gemma, ha sbagliato token.
2 dritta per chilo e direi che spenderà questa forza. Quello che costa fare extreme maneuver al giorno d'oggi. Sempre il gioco del ok, che fastidio avere Kylo in coda. Quindi mentre Kylo è occupato facciamoci Midnight. Sì, mentre Kylo gioca col mio culo. Allora, qui la sequenza di fuoco qual è? Midnight, Kylo e il resto Lando Asajj. Quindi Lando deve resistere. Che ha, ricordiamo, ha ben 4 vite. Difende una e un occhio. Beh, mi pare giusto. Dov'è il pianto, ragazzi? Dov'è il pianto? Piangiamo fortissimo. Tanto saranno arrivati un bel po' di brasiliani. Porca puttana, doppio hit crit. Evade, quindi prende un hit crit, prende 2 danni. 1. Damage sensor array. Damage sensor array. Tocca Kylo. Tocca Kylo. Voglio piangere. Non voglio vedere. Mi dici tu i risultati, non voglio vedere. Guarda un po'. Grande! 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 Diciamo che qui la statistica ha aiutato moltissimo. Mamma Matteo, mia. Vediamo adesso se riesce a sfruttare questo colpo di fortuna su Midnight. Gli porta 2 colpiti, un critico. 2 hit e un crit. Però aveva l'occhio, non l'ha speso. Anche bene aveva l'occhio. Se l'è fumato. Benna non c'è. Benna è stanco. Si è dimenticato del suo occhio. Ma c'è? Sì, c'era. Ha preso l'occhio. No, Lando aveva preso occhio come azione. Non l'aveva usato. Vediamo con che cosa vuol fare con Asajj. Se andare su Midnight o andare su Kylo. Kylo ha una forza attiva e ha anche un target di Asajj. Però c'è Midnight lì che è gustoso. Eh sì. Due dentro. Vediamo cosa risponde in difesa Midnight. Prende un danno. Togliamo gli scudi e si attiva fanatico. Siamo 97 per Bennati, 94 per Grego, 15 minuti alla fine. Spendiamo l'ultimo token di Jabba per dare a Lando la possibilità di usare il fast transponder. L'ultimo fast transponder, perché Asajj l'ha già spesi tutti e non abbiamo più modi per ricaricarli. Quell'occhio che si è dimenticato smezzava Midnight.
Sai che io non sono sicuro che avesse l'occhio. C'è qua, lo vedi. Ma non è rimasto lì da... No, perché in difesa non l'ha usato. No, ma non ricordavo avesse fatto occhio in difesa. Pensavo avesse preso un lock. Su Kylo. Lock l'ha preso Asajj. Ah. Per questo che non ha più il fast transponder. Ah, non può modificare, vero? Scusatemi, ragazzi. Scusatemi. Devi non senso... può modificare perché ha... Al critico. Al critico. Scusate, chiedo perdono, è ora tarda anche per me. Ma già mi dice senso array per... Vabbè. Fanno midnight. Ok, due messi di da parte del brasiliero, anche Bennati c'è, 13 metri alla fine, con questo passo potrebbe essere due turni indicativamente. Questa è una bella mossa, sexy, mi piace, quando fanno queste cose con mezzo asteroidi mi sollazzano un sacco. E tutte le forze cariche già segnate. Occhio, però sono giochi preziosi. Una dritta bump, si cerca di rimanere lì in posizione. Tutto avendo anche l'arco laterale, anche se scappano verso Lando, comunque li prende. Stanno discutendo su qualcosa, sulla cibernetica forse. Sì, c'è un simposio. Cavolo, ma una partita serena tipo alla Mazzi, no? Dobbiamo sempre soffrire fino alla fine. No, ho le palpitazioni, te lo giuro, cioè sto veramente male. 97 punti per Mbannati, 94 per Grego. Sto cazzo di Kylo, basta un boost e si butta dietro. Fanculo lui. E chi non gliel'ha mai detto? Fa anche barrel perché è un figo. Così almeno si porta più lontano da Asajj. La domanda è: se ci rompono Lando e noi rompiamo Midnight, siamo stessi in vantaggio. Lando è già smezzato. Sono 48 punti. Cioè, ne mancano 24, 25, 26. Lando te ne regala 26. Midnight di più. Tutto intero sono 51 perché non è ancora stato smezzato. Quindi siamo lì. Che ansia. Qui ancora 4 dadi. Non guardo. Dimmi il tuo risultato, non guardo. Insomma, no, ma non funziona sempre. Non guardo, com'è andata? Hit crit. Dai cazzo, dai! Ennesimo crit. Console fire, porca puttana però! Mi volete morto, capito che ho galliera qua sopra l'ospedale, però sti cazzi. Però adesso devi tirare il dado prima per console fire. Sta tirando, porco, eccolo là, danno. Quindi a 2. Danni, 2 hit, vediamo come difende Midnight.
fermi tutti, nessuno si muove. Tira dadi e... Porca puttana. Cavolo, no, non deve neanche sprecare l'evade. No. Sto male. 120 punti per Grego e 97 per Bennati. Fuoco di Asage su Midnight. Hit crit. Bastando per smezzarlo, per portarci a casa 26 punti in più. Prende un crit perché può usare l'evade, quindi toglie un dado dell'avversario critico, che è Blinded Pilot, che non è mai nella vita. Ma Midnight è smezzato adesso? Sì. 123 per Bennati, 120 per Grego, cioè 3 punti di differenza. Direi di chiuderla qui. Sì, basta, posto, abbiamo finito, grazie, posto. Ringraziamo tutti gli amici brasiliani. Sto bello, grazie. Grazie a tutti, buonanotte. 8 minuti, 2 turni. E qui adesso è una bella... Minchia. È una bella gara. Sono bestemmia, perché Kairo è lì bello portata. È stressato, ma comunque le stressa molto bene il silencer. Avendo sempre con sé questo cazzo di Extreme Maneuver, comunque in modo dell'altro lo vede. Asage lo vede sempre. Quindi delle pigne le tira in faccia lo stesso. È più Midnight quello che deve scappare e portare i punti a casa, perché se li smezza Midnight è un disastro. Porta molto più vantaggio. Anche se pur rompendo Midnight, se Kylo smezza Asajj, è sto bello certo. Finché è durato. Comunque Kylo ha sempre 2 vite. 2 forze attive, ma sempre 2 vite. Ricordiamo che Asajj ha comunque il target lock su Kylo, preso in precedenza. Quindi è tutto da giocare per ambedue le parti. Mamma mia, ragazzi. Brutto brutto. Piangete forte, vi prego. Piangete per noi, piangete per Benna. La forma dell'India, dice Rauso. Ecco, tipo qui Matteo potrebbe anche pensare di fare un accoio. Con chi? Portarsi con Lancer. Oh. Ah sì sì, Matteo, scusami. Si porta dall'altra parte. No. Ma ha bumpato? O no? No, mi sembra di no. No? Zoom bene. No, non ha... Non... Per un non niente, cioè io sto zoomando qua, è un non niente. Mamma mia. Che pelo. Kylo comunque in vista dall'arco mobile di Asajj. Cinque minuti alla fine. Potrebbe esserci un turno successivo a questo sicuramente. Target di Kylo su Asajj. Direi che spende forze e fa una secca come boost. Sì. C'è l'asteroide, eh. Però. Uno secca per Midnight. Target di Midnight su Asajj. Asajj è un porta target in questo momento. 0-0-0. Gli dà subito il calcolo, l'avversario, non ne frega più niente.
quindi attacca solo con Kylo. Gli fa vedere la carta, spende. Da stress comunque a Kylo, spendo la forza. Quindi Kylo è doppio stressato adesso. Parte Kylo. Lo tira. 4. Hit crit, spenderà forza? O spenderà il target? Prima spenderà il target. Tiene l'occhio, lo ritira, ritira l'occhio. Due occhi. Spendere la forza? No, tiene così. Hit crit. Usa l'evade, quindi niente danni. Asajj ce la fa a difendere questo turno. Asajj adesso risponde, vediamo su chi vorrà sparare, se su Midnight o su Kylo. Ma tutto è a uno di distanza. Kylo e anche Midnight. Kylo però è ostruito. Sì. Midnight è pulito così. Però rotto Midnight, tolto che ti può sparare tutto il resto, non ti dà un vantaggio punti pari, per cui anche se ti smezzano sopravvivi. Se rompi Kylo hai fatto la partita. E in più il target lock. Spara. Fa, non lo vedo sto dado. Due occhi colpito. Reroll colpito. Tre dentro. Usa il calcolo. Dentro. Kylo usa la forza. Prende un danno. Minchia ragazzi, che fatica. Lo porta una vita. Una vita. Kylo una vita, Asajj full con due scudi, 8 scafi e le due forze full. Ricordiamo che Kylo è doppio stressato, sia per l'azione fatta, la doppia azione fatta, e sia per Asajj, che ha usato il suo potere. Asajj, sì. Midnight, bastano 2 danni per essere rotto. 2 minuti alla fine, direi ultimo turno, senza il turno del time. Quindi qua ce la giochiamo tutta. L'unico modo per avvantaggiarsi, l'avversario deve fare 5 danni su Asajj. Sì, e Asajj ha anche l'opzione di scappare. Sì, fuga per la vittoria. ...123 punti per Bennati, 120 per Grego. Preda difficilissima, ogni turno si sono passati la vittoria momentanea per proprio una manciata di punti, 2-3 punti ogni, sì, è vero. Una fatica pazzesca, ragazzi. Non invidio il Ben in questo momento. No, deve scegliere se provare comunque a sparare. A lui tranquillo, ha già messo. Sta un attimo dicendo, controllando, cercando i dial. 40 secondi alla fine, quindi comunque non andremo al time. No, beh, questo è l'ultimo turno. Sì, sì. Ma perché Midnight deve fare una coio per poter sparare. Quindi ha già messo target. Non può fare altre azioni. Fai vedo. E Kylo non può fare la seconda azione. E Kylo non può fare la seconda azione. No, non può fare neanche la prima, scusami, non può fare proprio azione. Perché comunque anche se si toglie uno stretto con la manovra, ce n'è un altro.
perché lo stress rimane lì. Midnight però può fare Koyo e può boostare per Captain Birds. Midnight può fare Koyo, boostare, però comunque secondo me stress finisce a range, a range 2, a range 3. Stress su Kylo, datogli da, dall'abilità di... E tra l'altro c'ha, c'ha anche il tiro libero. Sì. Quindi, attacco di Midnight da dalla periferia. Dati. Solo uno. Uno. Dai, dai, Matteo. Para. Evaso. Evaso. E adesso vediamo se fa il numero su Kylo. Due dadi. Spende forza. O comunque occhio, spende qualcosa comunque. E Kylo è mortale. Kylo è mortale. Ragazzi, siamo 4-1. Siamo 4-1. Siamo portati a casa la vittoria per questo turno. Anche se sia Desco che Zara perdessero, saremo comunque 4-3. È un 4-1 che, visti i risultati, visto l'inizio di ieri, magari non, non si aspettavano in molti, però no. Oggi le partite di Lorenzo e di Matteo sono state veramente dei pièce de résistance, sì. Punto a punto, sempre sul filo del rasoio, e strategia, un po' di statistica a favore qualche volta, però ci sta. Belle giocate, bravi giocate, brasiliani, sì. Che complimenti anche a al pilota brasiliano Leandro, bravissimo. Bravo, sì. Bella, veramente. Brasile finora è quella che mi è piaciuta di più come nazione con cui abbiamo giocato. Tolto il calore della gente che ci ascolta e ci guarda, che sono caldissimi, sono in chat, simpaticissimi. Però i giocatori sono veramente i più ostici, secondo me. Poi non abbiamo visto la Grecia cosa faceva, perché non ci hanno permesso di guardarla. Però sì, direi che è molto bravi. Ok, viste che sono le 2 di notte, ormai, direi che, ragazzi, buonanotte a tutti. Ah, basta, partite? Basta, grazie. Okay. Io la sveglio fra 4 ore. E arrivo a casa alle 8 di corsa senza pranzare, dovrò poi commentare... 8 e mezza per esattezza? No, domani arriverò sera alle 8 e mezza, dovrò commentare Desco. Quindi, sì. Momento difficile, andrò a dormire. Quindi, grazie Vito per essere stato con noi, anche un'area così immonda. Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Obrigado. Ringrazio tutti i ragazzi per aver commentato, per aver partecipato, sia in live che in differita. Buonanotte, buon proseguimento e